Allora, iniziamo la lezione. Benvenuti di nuovo in presenza a chi è qua e a chi è a casa. L'obiettivo di oggi è quello di fare un minimo riepilogo su le classi e le interfacce del Collection Framework e poi parlare di come vengono gestiti gli errori in Java, ovvero tramite le eccezioni. Riprendo per il primo obiettivo, cioè riepilogare l'uso delle classi, delle interfacce del framework collezioni, l'esempio che avevamo scritto un po' di tempo fa, quando cercavamo di capire come funzionavano gli array, che è quello che riguarda il sistema vaccinale. E vediamo come possiamo andare a modificarlo per consentire un uso non più degli array, ma bensì di collezioni, mappe, liste, eccetera. Allora, prima operazione che possiamo fare, andando a riprendere questa classe, che era il sistema vaccinale, è quella di andare a osservare che noi avevamo questa doppia struttura, sia per i cittadini che per i centri vaccinali, che riguardano l'elenco per l'appunto di cittadini e di centri vaccinali. Questa struttura basata su un array usava questa variabile, scusate, questa costante dimensione default 10 e 100, che nella nostra implementazione era fissa. In un'implementazione un pochettino più articolata potrebbe essere qualcosa che viene eventualmente ridimensionato, però di fatto è una complicazione in più. Quindi quello che noi possiamo fare è sostanzialmente andare a commentare questo e andare a dire che la nostra variabile cittadini registrati è una lista di che cosa? Di cittadino. Uguale. Possiamo inizializzarlo qui in linea come l'altro e ci mettiamo quello che ci può servire, diciamo una linked list. Ovviamente sia list che linked list sono da importare. A questo punto diamo un'occhiata al nostro codice per capire dove questo cambiamento, quindi abbiamo sostanzialmente sostituito un array con una lista, dove questo cambiamento va a impattare. Allora, va ovviamente a impattare qui dove io andavo a creare un array cittadino con una dimensione di default. Non serve più perché sulla lista non ho bisogno di dare una dimensione, okay? Mi viene cambiata automaticamente. Anche qui dove passavo una variabile che mi dava la dimensione di partenza, di nuovo è assolutamente inutile. Okay? Non serve più allocare, preallocare, perché le liste si ridimensionano. Piccola parentesi, noi abbiamo utilizzato una linked list. Se utilizzate un array list, il costruttore di array list permette di fornire una dimensione iniziale dell'array che sta sotto. Quindi, se avete un'idea di quella che sarà la dimensione, ovvero quanti elementi andate a mettere nella lista, potete preallocare l'array list, ovviamente perché la linked list non ha molto senso, con una certa dimensione. Questo vi permette sostanzialmente di evitare che a un certo punto, in una fase di aggiunta di un elemento, scatti un ridimensionamento dell'array sottostante, quindi questo porti a un peggioramento delle prestazioni. Un'altra cosa che cambia, ovviamente, è che quando devo accedere a un certo elemento non posso più utilizzare le quadre, in particolare qui queste due righe
servivano per aggiungere un nuovo cittadino, quello creato nella riga sopra, al nostro array. A questo punto non ci serve più, lo possiamo fare in maniera molto più semplice con un cittadini registrati punto add del nostro cittadino. Questa funzione che restituiva il numero di cittadini, di nuovo, non la possiamo scrivere così perché non abbiamo più la variabile esterna, ma ce lo dice direttamente la classe lista, è la classe che implementa la lista, punto size. Ele, è finito. Funziona. Allora, tolgo l'audio così. Ok, quindi size ci viene dato dalla lista. Attenzione che soprattutto i primi tempi vi capiterà di confondervi e usare length invece di size. Ok, però ricordatevi che tutte le collezioni, tutto il primo delle collezioni utilizza size e non length. Dove il centro vaccinale non cambia perché l'abbiamo ancora lasciato come array. Qui cosa faccio? Faccio una iterazione sui cittadini, non mi cambia assolutamente nulla. Cioè, nel senso, il codice è sinteticamente corretto, che poi abbia senso scriverla così, no, nel senso che non ci sarà nessun cittadino nullo. Okay, noi inseriamo nella lista, quindi quando scandiamo la lista ci saranno soltanto i cittadini che abbiamo aggiunto. Non capiterà più come nell'array di avere una serie di elementi che sono sostanzialmente vuoti. Quindi. Per il resto direi che non mi pare ci siano altri errori, quindi sostanzialmente abbiamo utilizzato un size invece di una variabile esterna, quindi tutto sommato ci siamo semplificati la vita, e abbiamo aggiunto un add invece di queste due righe. Di nuovo, più semplice. Non abbiamo qui un accesso diretto tramite quadre, perché questo qua in realtà era un accesso diretto, sì, ma in scrittura, in cui dovremmo utilizzare il get invece delle quadre. Per il resto non cambia più. Stessa cosa la possiamo fare al volo sugli altri, quindi su Grazie. centri. Quindi abbiamo una lista di centro vaccinale. Centro uguale. E abbiamo ovviamente qui No. forse sì. Non so se però voglio dire. No. Allora, da casa c'è un problema. Ditemi se avete risolto il problema, se no faccio io il muto a tutti. Quindi questo sostanzialmente ci permette di aggiungere i nostri centri. A questo punto, qualche ragionamento in più sul fatto di aver scelto delle liste invece di altre strutture dati.
Allora, qui c'è questo assegna cittadino che fa l'assegnazione, quindi fa la scansione. Questo è invece il metodo, in realtà queste due condizioni in end sono equivalenti, questo è il metodo che permette di andare a recuperare un cittadino e recuperare il suo centro. Quindi sostanzialmente noi abbiamo una ricerca che in questo caso è lineare. E scandiamo tutti i cittadini finché ne troviamo quello che ha quel codice fiscale. Tutte le volte che ci troviamo in una situazione di questo tipo, la soluzione ideale non è tanto andare a mettere una lista, ma piuttosto utilizzare una struttura dati che ci permetta di fare questa ricerca in maniera molto più efficiente. Quindi non questo. Ma bensì un private mappa che associa il codice fiscale alla persona, quindi string, virgola, cittadino, il nostro cittadino registrati, uguale new HMAP. Ovviamente la prima dobbiamo andare a commentarla, sia HMAP che MAP devono essere importati. A questo punto rifacciamo il percorso di prima, andiamo a vedere dove ci ritroviamo degli errori. Ovviamente non possiamo aggiungere un semplice cittadino a una mappa, perché quando facciamo un'operazione di aggiunta a una mappa dobbiamo aggiungere la coppia chiave valore, quindi non possiamo mettere soltanto il valore. Quindi questo deve essere sostituito da cittadini.put. Visto che dobbiamo fare una ricerca per chiave, qui andiamo a mettere il codice fiscale. A questo punto size non cambia nulla, perché mi dice quante chiavi ci sono, visto che il codice fiscale è univoco, va benissimo. Il centri non cambiano nulla. Quello che cambia è qui quando vado a fare una scansione sui cittadini registrati, perché non posso fare, cioè la classe map non è iterable, l'interfaccia map non è iterable sostanzialmente perché c'è l'ambiguità se l'iterazione la voglio fare sulle chiavi o sui valori. Quindi cittadini registrati punto values, i valori, ovvero gli oggetti di quel cittadino. Ho utilizzato un for, avrei potuto utilizzare cittadini registrati.values for each in maniera analoga. Okay, ma in questo modo il codice è molto simile a quello che avevamo prima. Quindi attenzione quando voi cercate di fare un'iterazione su una mappa, perché la mappa di per sé non è iterabile, devo andare a dire se voglio i valori oppure le chiavi. Qui forse c'è una graffa di più, se mi aggiunto a questo punto quando devo andare a cercare il nostro cittadino, che cosa devo fare? Invece di andare a fare questo, io ho il mio centro vaccinale
centro, sì, centro vaccinale C uguale cittadini, si chiama cittadini registrati, punto get il codice fiscale, punto. Ah, in realtà c'è il nome centro, quindi forse possiamo più facilmente fare cittadino. E a questo punto fare un return c uguale a null, cittadino non trovato, altrimenti c punto get nome centro. Avrei potuto scriverlo in una serie di altri modi. Ok, avrei potuto fare in alternativa if cittadini registrati, punto. Contains key, codice fiscale, allora return c punto, scusate, allora cittadini registrati punto get punto get nome centro. Else return quello che avevamo indicato prima. Ovviamente non posso mettere tutte e due perché questo codice che vedete qua è irraggiungibile se è quello di prima, o uno o l'altro. Ok, domanda in chat, il costo di values è lineare, il costo di values in realtà è costante, nel senso che estrarre la lista degli elementi che stanno nella nostra mappa è un qualcosa che è costante, ok? Se si tratta di un mesh map, probabilmente c'è già, se si tratta di una tree map, devo andare a costruirlo, ma di per sé quel metodo lì è lineare. La scansione, se non ciclo for, quella sì, ovviamente è lineare. Quindi dipende dal numero di elementi. D'altronde è anche vero che qui, dovendo andare a prendere tutti i cittadini non sono assegnati, per forza devo scambiare tutti. Quindi difficilmente c'è un'altra soluzione. O utilizzo due strutture dati, per cui una struttura dati in cui ho i cittadini che sono già stati assegnati e quelli ancora da assegnare, e allora scandisco solo quelli da assegnare, e allora riesco a migliorare, altrimenti insomma, con questo tipo di approccio l'idea è devo comunque scandirli tutti. Quindi la struttura dati che uso è relativamente rilevante. Ok. Vi segnalo un anti-pattern, ovvero un modo di scrivere le cose in maniera non ideale, che è il seguente. For string in cittadini registrati punto
key set. Cittadino C uguale a cittadini registrati punto get cf. Eccetera. Funziona, per carità, alla fine è equivalente, però non ha molto senso. Se io voglio scandire i valori, uso values, non vado a scandire le chiavi e poi per ogni chiave vado a recuperare l'oggetto valore corrispondente. Ok? Quindi questo no. È come se io vi chiedessi di scrivere una funzione che, dato un numero intero da 1 a 10 in ingresso, vi dice se è pari o dispari e voi fate una cascata di if. Okay? Funziona, teoricamente è corretto, ma non ha molto senso. Allora, domanda, cosa ho fatto col key set? Allora, il modo corretto di iterare sui valori, in questo caso gli oggetti cittadino che sono nella mappa, è di andare a fare una scansione utilizzando il metodo values. A volte capita di vedere del codice che invece è scritto così, dove io uso un ciclo non sui valori, ma bensì sulle chiavi, quindi string codice fiscale in key set, e poi prendo il codice fiscale e vado a recuperare il cittadino, e poi uso il cittadino. Per cui questa è un'operazione che è sostanzialmente inutile. Okay? È un modo non corretto, sebbene funzionalmente gli dà lo stesso risultato, di andare a utilizzare le liste. Perché? Perché ovviamente quando faccio un'operazione di get aggiungo un po' di altra complessità. Quindi vado a fare una ricerca e quindi se questo è un... un tree map, ad esempio, invece di avere una complessità lineare, inizia ad avere già una complessità lineare moltiplicata da una complessità logaritmica. Perché devo andare a fare una ricerca. Quindi, questo è un modo sbagliato di andare a scandire i valori. Domanda, potevamo utilizzare entry set invece di values? Allora, con entry set questo problema non si pone, nel senso che nell'entry sono presenti sia la chiave che il valore. Sì, avremmo potuto utilizzarlo, ma in questo caso specifico di avere il codice fiscale immediatamente disponibile non mi interessa più tanto. E quindi... corretto, ma sostanzialmente più complicato del necessario, perché comunque una volta che ho l'entry, dall'entry devo andare a chiedere di fare un get value, e quindi sostanzialmente aggiungo un passaggio in più che è inutile. Okay? Non è sbagliato come questo di iterare direttamente sul key set, ma è più complicato del necessario. Allora, torno un attimo su alla dichiarazione dei tipi. Qui
Io ho dichiarato la mia mappa con i tipi string che corrisponde al codice fiscale, cittadino che corrisponde all'oggetto cittadino che vogliamo andare a mettere dentro, e ho utilizzato il MeshMap. In questo caso direi che la scelta è abbastanza ovvia, nel senso che di avere i codici fiscali ordinati alfabeticamente sostanzialmente non interessa assolutamente nulla. Okay? Se avessi avuto come chiave il cognome, allora avrei potuto riflettere un po' di più sul fatto di scegliere tra una prima app che mantiene i nomi in ordine alfabetico e un hashmap. In questo caso il codice fiscale è un codice, l'ordine alfabetico è assolutamente irrilevante, quindi non è molto utile. Domanda. Se avessi voluto utilizzare una linked hashmap, sarebbe stato utile? In questo caso no. Qual è il vantaggio della linked hashmap? È che sostanzialmente gli elementi che vengono introdotti nella mappa sono mantenuti in ordine di inserimento. Quindi a volte può essere utile avere due tipi di ordinamento, o comunque due tipi di accesso, uno tramite una chiave, l'altro invece andando a scandire gli elementi in ordine di inserimento. Okay, immaginate di dover processare delle informazioni che arrivano da un sensore esterno, che contengono dei dati di temperatura, e umidità e altro, a voi interessa avere questi dati in ordine di inserimento, non esclusivamente in base alla chiave che può essere la posizione del sensore. Perché a voi interessa magari andare a processare in quell'ordine. Se non avete una linked hashmap, dovete prendere tutti i valori, riordinarli in base al loro timestamp e andare a processare. Se invece ce li avete memorizzati in una linked hashmap, automaticamente l'ordine con cui vengono inseriti e l'ordine con cui li andate a scandire, e quindi avete questo vantaggio. In questo caso specifico, l'ordine di inserimento dei cittadini è rilevante, quindi non interessa. Di nuovo, usare una linked hashmap in questo caso non mi cambiava nulla, nel senso che comunque sotto c'è un hashmap e utilizza quella. È una complessità inutile perché mi mantiene in ordine, che è una cosa che non sfrutto. Fattibile, ma inutile. Altra domanda, un pochettino più generale. Dentro la nostra mappa noi sostanzialmente abbiamo la chiave, che è il codice fiscale, e il cittadino, che contiene, se lo vado a prelevare, nome, cognome, indirizzo, telefono e anche il codice fiscale. Quindi il codice fiscale è memorizzato due volte, una dentro il cittadino e l'altra come chiave. Domanda, è ridondante? Risposta breve, no. Risposta un po' più lunga, consideriamo diversi aspetti. Quantità di memoria occupata. Sostanzialmente non cambia tanto perché comunque la stringa è esattamente la stessa, l'oggetto è esattamente lo stesso. Quindi sia la chiave che l'attributo codice fiscale puntano allo stesso oggetto. Quindi, se volete, c'è la dimensione di memoria aggiuntiva che corrisponde al riferimento. Quindi ho un campo in più, un attributo in più all'interno di cittadino che corrisponde al riferimento a codice fiscale, che è un oggetto stretto. Tuttavia, questo piccolo, occupazione aggiuntiva di memoria mi dà molta più flessibilità a posteriori, perché se io ho un oggetto
di tipo cittadino, dato quell'oggetto io ho accesso a tutti i suoi attributi, compreso il codice fiscale. Se non avessi il codice fiscale memorizzato dentro la classe cittadino, per avere tutte e due dovrei andare a fare una scansione, ad esempio, dell'entry set. Okay? Ammesso che però io abbia accesso direttamente alla mappa. Se io voglio un oggetto cittadino che viene restituito all'esterno di questa classe, che è il sistema di vaccinazione, il risultato è che me lo ritrovo anche al di fuori. Allora, mano alzata, aspetta che tolgo, rimetto l'audio. Sì. Ah, ok, perfetto. Quindi, in generale, la raccomandazione, nel caso di cittadino, ma in generale, quando abbiamo degli oggetti che mettiamo dentro una mappa, la chiave, a meno che non sia un qualcosa di completamente scorrelato, va dentro la classe. Se volete, guardate anche in altro modo. Quando noi andiamo ad analizzare le classi, andiamo a identificare le classi, le loro relazioni, gli attributi, il codice fiscale va dentro il cittadino. Quindi, quando identifichiamo i concetti principali, l'entità classe contiene anche un'informazione che corrisponde al codice fiscale. E quindi quello vale decisamente di più. Potete sì andare a limare qualche byte di differenza togliendolo, ma vi complicate la vita in altri contesti. Quindi tendenzialmente è un qualcosa che non raccomando di fare. E poi soprattutto è molto più difficile andare a capire che cosa è dentro il cittadino e cosa no. Allora, domanda, esiste qualcosa, una specie di key extractor che estrae la chiave dal valore? Allora, no, nel senso che il motivo per cui conviene mettere la chiave dentro l'oggetto cittadino è che con le mappe è molto facile partire dalla chiave e ottenere il valore, ma è sostanzialmente molto più complicato fare il contrario. Nel senso che non è impossibile, posso andare a scandire tutti gli entry finché trovo il valore e da lì recupero la chiave. Ok, però a questo punto è inutile avere una mappa. Okay? È come avere un cancello con la serratura fuori, ma in cui io posso infilare la mano e aprire da dentro e entro. Quindi è un qualcosa di inutile, che sostanzialmente mi porta ad avere delle prestazioni che non sono quelle che mi aspetto da una mappa. Ok? Questo era per darvi giusto un'idea di come una struttura dati che avevamo definito tempo fa utilizzando degli array può essere riscritta tranquillamente utilizzando delle classi del framework delle collezioni. Sottolineando che in alcuni casi è utile avere una mappa, in altri, nel caso del centro vaccinale, basta avere una lista. Basta avere una lista perché in questo caso io non ho un metodo che mi cerca un centro vaccinale. Se io avessi la necessità di andare a cercare il centro vaccinale a partire da un suo codice o dal suo nome, ecco che probabilmente mi converrebbe avere una mappa e non una lista. E quindi dipende dalle operazioni che io devo fare. A questo punto, sì. Intanto
caso si usa una prima cosa. Diciamo che è difficile che venga ordinato, ad esempio nel caso di un comitato una scritta come valore un oggetto tipo personale come cittadino, è difficile che venga ordinato per chiaro per scritta oppure dobbiamo specificare il comparatore? No, allora, sì. La ripeto la domanda perché non so se l'avete sentita a casa. La domanda è: se io qui utilizzassi una prima app, come vengono ordinati gli elementi? Avendo la chiave, una stringa, com'è che vengono ordinati? Allora, l'ordinamento è sempre fatto in base all'ordinamento naturale della chiave. Ovviamente io potrei anche andare a dare un ordinamento diverso passando nel costruttore, non di HMAP ma di TreeMap, un comparatore. Però su una stringa, onestamente, oltre all'ordinamento naturale, mi sembra potrei fare l'ordinamento inverso, ecco, questo sì, se mi interessasse. Però l'idea è uso. Ok, la batteria è andata. La metto in carica così magari dopo riusciamo a utilizzarlo. Ok, allora con questo forse riusciamo a sentirci. Quindi l'idea è uso sempre l'ordinamento naturale, tranne nel caso in cui vado a definire un qualche comparatore. Questa è la regola che funziona sempre con le prime. Allora, domanda online. Quindi il consiglio è utilizzare una mappa tutte le volte che devo fare una ricerca in base a un attributo. Sì. Tutte le volte che avete bisogno di fare una ricerca, l'idea è di utilizzare una mappa. A volte può venire il dubbio se utilizzare una mappa quando ho non solo un tipo di ricerca, ma più di una. Immaginate di avere la ricerca dei cittadini per codice fiscale, per cognome, per quartiere. Vado a costruire tante mappe, quanti sono i tipi di ricerca da fare? Vale di nuovo quella che è la risposta del buon ingegnere, ovvero dipende. Dipende da cosa devo farci. Ok, voi sì, in parallelo state facendo il corso di base di dati. Non so se vi hanno già parlato di indici. No, sostanzialmente quando io ho una base di dati e devo fare una ricerca, se non ho un indice, che è sostanzialmente qualcosa di analogo a una mappa, però fatto per una ricerca sulla base di dati, quindi con le debite differenze, se non ho un indice, la ricerca sostanzialmente è una ricerca lineare. Ovvero, se ho una base dati grande, un suicidio. Quanti indici devo mettere? Gli indici portano via spazio, però mi agevolano la velocità di ricerca. Sulle mappe il ragionamento è sostanzialmente lo stesso. Se io devo fare una ricerca molto frequentemente in base al cognome, ci picchia. Mettiamoci dentro questa mappa, perché mi migliora le prestazioni. Se io la ricerca devo farla pochissime volte, ecco, posso risparmiare e accontentarmi di una ricerca lineare. Vale sempre comunque il fatto che quando io ho una mappa, la ricerca la scrivo in un'istruzione. Se ho una collezione, devo andare a fare la scansione, bene o male. E quindi è relativamente più complicato, anche da scrivere, non soltanto in termini di complessità temporale. Quindi. Poi, in generale, la raccomandazione è
Se c'è una ricerca, uso una mappa. Poi, ovviamente, il buon senso vi può portare a deviare da questa che è una raccomandazione generale. Ok, altre domande su questo? Era un esempio molto molto semplice, ma giusto per riepilogare i punti principali. Ok, benissimo. Allora, a questo punto ne approfitto per andare a vedere un caso particolare, che è quello che vi ritrovate qua giù in fondo, del cittadino non trovato. Chi chiama questo metodo? Come fa a capire che il cittadino non è stato trovato? Deve andare a confrontare la stringa risultante con questo. Cosa posso fare? Vabbè, posso andare a vedere se il primo carattere è un minore. Per semplicità, però di fatto devo saperlo. Se vado a leggere la documentazione qua, nessuno mi ha detto che il mio centro della città restituisce un nome, cioè minore cittadino non trovato, maggiore nel caso in cui non ci sia cittadino. Okay? Per cui c'era un main. Se io chiamo centro del cittadino su un codice fiscale non presente, il risultato è quella stampa. Ovviamente in funzione del momento psicologico del programmatore, lì dentro avremmo potuto trovare anche qualcosa di meno pulito, insulti, un vaff, non lo so. Oppure il programmatore non era italiano e quindi ha scritto qualcosa nella sua lingua. O meglio, noi italiani l'abbiamo scritto in italiano e il programma lo usa qualcuno che non è italiano. Okay, quindi in generale... qual è il valore giusto da restituire lì? Vale la risposta di prima. Okay. Dipende da cosa devo farci. Motivo per cui molto spesso la convenzione che viene utilizzata in Java, quando ho l'assenza di un risultato, è quella di... file che è qua, è quello di restituire non una stringa con un valore particolare, perché complica la vita a chi lo deve andare a utilizzare quel valore, ma bensì restituire semplicemente null. Okay? Questa è la convenzione utilizzata in generale. Ora, questa convenzione va bene, nel senso che se ho null, chi riceve quel null può decidere di stampare un messaggio d'errore, di segnalare qualcosa, senza dover per forza sapere che cosa c'è scritto lì dentro. Il problema è che se io vado a fare un'operazione di questo tipo, quindi vado a fare una ricerca di un... codice fiscale che non esiste e diciamo che voglio anche mettere in maiuscolo il centro del cittadino, quindi punto tu uppercase
Immaginate cosa succede. Un bel null pointer exception. Ok, perché? Perché non sono stato attento, non mi sono ricordato che quel metodo restituisce nulli nel caso in cui quella matricola, quel codice fiscale non esista, e quindi il mio cliente che ha inserito un codice fiscale non esistente si è ritrovato un crash del programma. Questo è un problema generale, insomma, non soltanto di Java, non soltanto di questo caso specifico, che è il problema della nullability, ovvero del fatto che ci possono essere dei riferimenti nulli. Qual è la soluzione? Beh, non ce n'è una sola di soluzione. Date le cose come stanno, l'unica soluzione che posso applicare in questo momento è dire: ok, il risultato io non lo uso direttamente, ma bensì vado a memorizzare una variabile, controllo che non sia nulla e dopodiché lo uso. Okay? Quindi tanto vale andare a scrivere nel mio sistema vaccinale qui un messaggio a chi lo usa dicendo: guarda che devi controllare il valore nullo. Però, visto che, come ben sapete, i veri programmatori non leggono mai la documentazione, quel messaggio lì sarà inutile. Richiede un po' di disciplina che non è detto che ci sia da parte degli utilizzatori di questa libreria che noi stiamo costruendo. Per questo motivo, nei linguaggi un pochettino più evoluti, non Java, i riferimenti vengono di solito per default considerati non validi se contengono null. Quindi io non posso restituire nulla e non posso avere un riferimento nulla. A meno che esplicitamente non vada a dire che quel particolare riferimento può eventualmente essere nullo, o che il metodo può restituire un valore anche nullo. A questo punto il compilatore mi controlla che io non posso utilizzare direttamente quel valore senza prima controllare. Java è un linguaggio vecchiotto, stiamo parlando degli anni 90. I linguaggi più moderni, vi cito uno che è Kotlin, con la K, che è un linguaggio sviluppato 5-6 anni fa, che funziona sulla Java Virtual Machine ed è completamente compatibile con Java. Quindi voi potreste scrivere un programma che ha alcune classi scritte in Java e altre scritte in Kotlin. E funziona tutto tranquillamente. Ovviamente usa un compilatore diverso, ma l'idea è: uso la Java Virtual Machine, però sopra gli metto un linguaggio un pochettino più moderno con alcune caratteristiche. E questa è una di quelle, perché il problema della nullability è uno dei problemi principali. Ma buona parte dei linguaggi moderni hanno questo controllo, che quindi permette di evitare di avere dei riferimenti nulli e consente al compilatore di fare una serie di controlli. Quindi se pensate C, dove i puntatori possono puntare a qualunque cosa, Java, dove i puntatori puntano per forza o a null oppure a un oggetto, e normalmente sono inizializzati a null, e linguaggi insomma un po' più evoluti in cui i riferimenti non possono essere nulli a meno che io non lo dichiari esplicitamente, e in questo caso il compilatore mi obbliga a utilizzarli correttamente. È un po' come quando inizializzo una variabile i e non assegno il valore iniziale. Il compilatore mi dice: guarda che tu non puoi utilizzare i perché non è inizializzato.
Stessa cosa sul null. Eclipse per il momento ci dà un warning se è evidente che quel valore è null, però ovviamente non può fare controlli aggiuntivi che non siano presenti nel linguaggio. Java, non potendo andare a complicare le cose, sostanzialmente ha aggiunto una nuova classe che si chiama Optional. Come funziona Optional? Optional sostanzialmente è, diciamo così, il wrapper universale, ovvero è una classe che contiene un riferimento a un qualcosa e che qualcosa può essere o un riferimento a un oggetto oppure nulla. L'idea molto molto semplice è che se chiamo il metodo per ottenere il valore contenuto, quel metodo mi dà un errore se il contenuto è nullo. E quindi devo fare esplicitamente un controllo sul contenuto. Sostanzialmente è un'infrastruttura aggiunta in più che mi obbliga a fare un controllo aggiuntivo. Mentre io qui posso utilizzare tranquillamente il risultato di questo metodo e chiamare il tuo uppercase, se questo fosse un optional, ecco, il risultato non potrei utilizzarlo direttamente, dovrei fare un controllo. Quindi qui, invece di restituire una stringa, potrei andare a restituire un optional di stringa, quindi qualcosa di questo tipo. Optional lo posso andare a costruire utilizzando un factory method. Quindi vado a mettere optional punto of e poi il valore. Se cerco di passare un valore nullo a OV, mi viene segnalato un errore. Qui ovviamente non posso restituire null, cioè meglio, posso ma non dovrei, dovrei andare a restituire un optional punto empty. Quindi chiamo questo factory method che mi restituisce l'optional vuoto. A questo punto, quando vado a utilizzare questo optional, ovviamente non posso utilizzarlo direttamente, ma devo andare a fare un'operazione di punto get. Ok, semplicemente ho complicato la vita a chi deve utilizzarlo in modo che esplicitamente usi un metodo get. Oltre al metodo get abbiamo anche il metodo or else, che sostanzialmente mi restituisce l'oggetto contenuto nell'optional oppure un qualcos'altro che potrebbe essere il nostro messaggio d'errore.
la differenza sostanziale è che la stessa cosa io l'avevo fatta prima con l'IF. Il punto è che qui chi decide che messaggio d'errore fare non è chi genera il contenuto, ma bensì chi lo usa. Qui abbiamo semplicemente una chiamata a un metodo, però in generale potrebbero esserci tantissime chiamate di mezzo dal momento in cui viene generato questo optional al momento in cui viene utilizzato. E ovviamente chi lo genera non ha la conoscenza del contesto in cui verrà utilizzato. Per cui l'idea è sposto il controllo e eventualmente l'utilizzo corretto sull'utilizzatore piuttosto che farlo sul generatore del contenuto. Domanda. Orels è un metodo di optional? Sì. Questo metodo può essere utilizzato per le eccezioni? Allora, no, le eccezioni sono un modo ancora diverso di gestire i problemi. Adesso ci arriviamo tra poco. Altra domanda. Il metodo get di optional avrebbe fatto crashare il programma? Sì. Nel caso io avessi chiamato il metodo get, mi avrebbe detto che avrebbe lanciato un'eccezione dicendo che non c'è il contenuto. Okay? Però la tentazione di scrivere risultato punto to uppercase non ce l'ho più perché sostanzialmente non riesco a farlo perché l'optional non ha dei metodi se non quei pochi metodi tipo get. È ovvio che se io metto automaticamente il get non ottengo nulla. Sì. Ma qual è il metodo specifico sul metodo ritorna nulla? Allora, l'orelse lo chiamo su un optional e mi restituisce il valore contenuto nell'optional oppure, se il contenuto è empty, il valore che passo tra parentesi. Or else è un'abbreviazione, dovrebbe essere il nome completo, get or else. Quindi prendimi il valore che sta nell'optional oppure, se quello è nullo, passami, dammi il, diciamo, quello è il valore di default. Nella costruzione del nostro optional abbiamo il metodo of che sostanzialmente ci dice costruiscimi un optional a partire da quello che viene passato come parametro. E il metodo of presuppone che il contenuto non sia nullo. Altrimenti utilizzo empty. Se il contenuto che passo a of è nullo, mi viene generata un'eccezione. C'è anche una variante che si chiama of nullable, che quindi mi restituisce un optional che contiene l'elemento oppure è vuoto nel caso in cui il valore sia nullo. Però l'idea è di andare a imporre sia a chi costruisce che poi a chi utilizza dei controlli aggiuntivi per evitare il problema della la cosiddetta nullability. Il null pointer exception è uno degli errori più comuni che si vedono in Java. Domanda. Conviene utilizzare l'optional anche se ho una modifica al main? Beh, allora, in realtà io l'optional lo uso dall'inizio. Cioè, quando vado a costruire la mia interfaccia, la mia classe, in questo caso sistema vaccinale, penso già che quello potrebbe essere vuoto e quindi vado esplicitamente a mettere un option. Quindi è qualcosa che tendenzialmente non faccio come modifica a posteriori, ma lo penso all'inizio. Scusate che scorro la chat perché...
Allora, dubbio sul metodo put delle mappe. Allora, quando io chiamo il metodo put su una mappa e la chiave è già presente, sostanzialmente vado a sovrascrivere la mappa precedente. Ok? Quindi, in generale, quando noi andiamo a progettare un'interfaccia, in senso lato, non un interface, quindi una collezione di interfacce e classi, nel caso in cui ci siano dei metodi che possono restituire un valore vuoto, nel senso che manca quello che viene richiesto, una strategia possibile è quella di utilizzare l'optional, in modo da esplicitare il fatto che quel valore potrebbe non essere presente e quindi da gestirlo. Se non lo facciamo, sta al buon senso di chi chiama quel metodo andare a controllare se il valore restituito è null oppure no. Che potrebbe essere un qualcosa che non sempre viene fatto. Quindi, più che un meccanismo che permette un controllo al compilatore, è un meccanismo che consente di dichiarare per il programmatore che usa un'interfaccia che quello è un metodo che potrebbe restituire un valore vuoto. Opzionale. Ok? Allora, a questo punto vado a mettervi un altro metodo. Public. Allora, un paio di domande. Sull'esame laboratori, conviene restituire un optional? Allora, nel laboratorio, nell'esame, conviene restituire il valore previsto. Quindi, se il metodo restituisce una stringa, restituiamo una stringa. Se restituisce un optional, restituiamo un optional. Quindi, in generale non bisogna cambiare il tipo di ritorno di metodi che vi sono già dati. Se siete voi a progettare l'interfaccia, allora è un altro conto, ma se l'interfaccia vi viene data, quella deve essere rispettata, quindi non posso sostituire string con optional perché ovviamente il test non passa più, quindi chi utilizza il mio codice non lo può più utilizzare. Quindi l'optional di solito è una cosa buona se io la definisco dall'inizio. Quindi non se io vado a sostituire string con un optional, perché altrimenti vado a rompere tutto il codice che già funzionava. Il metodo get di una mappa restituisce un optional? No, il metodo get di una mappa restituisce eventualmente null. Okay? Optional è un'introduzione relativamente recente, mi pare intorno a Java 8. Forse un po' prima, ma magari ricordo male. Quindi tutti i metodi generativi, tutte le classi e interfacce scritte prima non usano optional. E ovviamente per evitare di andare a rendere sostanzialmente errato tutti i milioni o migliaia di linee di codice scritte nel frattempo, non è che rimpiazza null o il valore con un optional. Tiene il valore e quindi devo avere a che fare con questo.
il metodo of non accetta valori null, se viene passato un valore null viene generata un'eccezione. Allora, questo metodo trova cittadino. Opzione 1, utilizziamo un optional perché potrebbe non esistere il codice fiscale. Oppure consideriamo che la ricerca di un cittadino, dato un codice fiscale errato, sia un errore. Okay. Su l'ottieni centro vaccinale era più sensato avere un optional perché magari un cittadino non è stato ancora assegnato a un centro vaccinale. E quindi correttamente potrebbe non esserci. Qui, però di nuovo, è un'interpretazione che vi sto dando io in questo momento, dipende poi dal contesto specifico. Immaginiamo che la ricerca di un certo cittadino, un dato codice fiscale, debba per forza restituire un cittadino. Quindi pretendo che il codice fiscale sia corretto. Di nuovo, il metodo get restituisce null. Quindi chi sta a monte dovrebbe andare a verificare che il valore è null e prendere delle decisioni, delle strade alternative. Una soluzione alternativa è quella di dichiarare questo metodo come un metodo che può generare un'eccezione. Come faccio a usare le eccezioni? Allora, le eccezioni sono sostanzialmente un meccanismo alternativo a un valore particolare di errore. Per cui se trova cittadino, restituisce null, significa che non è stato trovato. Quindi devo per forza a monte andare a controllare il valore di ritorno. Ci sono un sacco di esempi di valori particolari. Sui valori numerici ci sono i valori not a number, quando io ho risultato che non è corretto. Sui riferimenti, null. Però non sempre lo riesco a controllare e non sempre è un qualcosa che io posso trascurare. Quindi l'idea è, voglio segnalare che c'è stato un errore. Come avviene questa segnalazione? La segnalazione avviene tramite un'eccezione. Che cos'è un'eccezione? Un'eccezione è sostanzialmente un oggetto, come quasi tutto il resto in Java. Un oggetto di una classe che però deve normalmente estendere una classe di base che si chiama exception. Quindi, se io voglio poter gestire delle eccezioni, quello che faccio è andare innanzitutto a definire una classe che mi dice che tipo di eccezione voglio andare a generare. Quindi l'abbiamo chiamata sistema vaccinale, quindi exception vaccinazione. E vado a dichiarare che questa classe estende exception. In realtà la classe di base che io devo per forza andare a estendere non è exception, ma si chiama throwable. Okay? Però normalmente per convenzione io vado sempre a estendere exception, che è una classe un pochettino più articolata. Il secondo passo che io faccio è andare a dire che questo metodo può generare un'eccezione. Quindi throws
Questa dichiarazione serve per andare a segnalare a chi utilizza questo metodo che effettivamente questo metodo in alcuni casi potrebbe generare un'eccezione. Se qualche condizione non è rispettata, nel caso specifico, genera un'eccezione nel caso in cui il nostro codice fiscale non corrisponda ad alcun cittadino. Quindi normalmente cosa faccio? Io vado a verificare una condizione, se questa condizione non è verificata o se è verificata, lancio un'eccezione. Quindi if cittadini registrati contains key, codice fiscale, anzi if not, throw new, ricordiamoci che è un oggetto, exception vaccinazione. Se seguo questo percorso, il risultato è che qui è come se facessi un return, quindi il resto del mio metodo, dopo che faccio un throw, non viene eseguito. Quindi ferma sostanzialmente l'esecuzione e scatena il meccanismo di gestione delle eccezioni. Come funziona il meccanismo di gestione delle eccezioni? Lo vediamo tra 10 minuti dopo una breve pausa. Allora, stavamo dicendo prima della pausa. A volte un metodo deve in qualche modo andare a segnalare un problema, lo può fare se restituendo un valore particolare, ad esempio null. Il problema con questo approccio è che chi riceve il valore deve andare a controllare e non è detto che chi riceve il valore sia in grado di gestire questo errore. Immaginate di avere un metodo in fondo a una lunga catena di chiamate, la gestione dell'errore magari non è fatta in basso, ma è fatta in alto, quindi il primo chiamante, il secondo chiamante sa come gestire l'errore. Quindi ho questo problema che non sempre il punto in cui viene generato l'errore e il punto in cui viene gestito sono vicini. Non solo in termini di classi, ma in termini di stack di chiamate. Per cui l'idea è cerchiamo di trovare un meccanismo di gestione degli errori che permetta di disaccoppiare il punto in cui viene generato l'errore e il punto in cui invece viene gestito. Le eccezioni sono questo tipo di meccanismo. Sono presenti in Java, ma sono presenti in praticamente quasi tutti i linguaggi di programmazione moderni, ovviamente non in C o linguaggi un pochettino più vecchi, e funzionano grosso modo tutte, in tutti i linguaggi, quasi nello stesso modo. Quindi ho la possibilità di lanciare un'eccezione. Java, essendo un linguaggio fortemente tipizzato, prevede che l'oggetto che io lancio sia un oggetto che estende direttamente o indirettamente la classe throwable. In altri linguaggi, che so, Python o JavaScript, dove i tipi sostanzialmente non ci sono, non vengono controllati, io posso lanciare come eccezione qualunque cosa, una stringa per dire. Quindi la segnalazione è quella che vediamo qua. Controllo una qualche condizione e
Quando la trovo, lancio un oggetto che rappresenta l'eccezione. Quindi l'oggetto della classe exception vaccinazione che io ho creato appositamente rappresenta l'errore. Dentro quella classe io posso mettere tutto quello che voglio, posso mettere tutte le informazioni necessarie per gestire al meglio l'errore. Qui posso mettere dentro un messaggio che mi dice qual è la causa dell'errore. Posso mettere delle informazioni aggiuntive, non so, il codice fiscale che ho cercato, tutto quello che volete. La cosa fondamentale è che normalmente, quando io mi trovo in un certo contesto, la tipologia, il tipo di errore, corrisponde alla classe che io ho utilizzato. Per cui c'è una classe che rappresenta il fatto che io ho utilizzato un puntatore null e quella si chiama null pointer exception, che ovviamente è diversa dall'eccezione che mi segnala il fatto che ho cercato di convertire in numero una stringa che non contiene un numero intero. Number format exception. Quindi il tipo di errore è di solito identificato con una diversa classe. Questo è quello che viene di solito fatto. Ovviamente io posso poi andare a utilizzare una classe per rappresentare tante sottotipologie, però questa è una mia scelta. Quindi, coerentemente con questo approccio, all'interno del nostro package di vaccinazione abbiamo definito una eccezione che si chiama exception vaccinazione, che rappresenta i problemi che possono nascere in questo package. E che potrebbe essere utilizzato anche fuori. Quindi immaginate che questo package sia utilizzato da un altro package o sia in una libreria che viene utilizzato da altri. Ecco, se io voglio andare a caratterizzare gli errori che arrivano da questo package, ecco, lo faccio tramite questa classe. Tutte le volte che un metodo può segnalare che c'è qualcosa che non va, per l'appunto segnala che il metodo può lanciare questa eccezione. Quindi il throw senza la S è l'operatore di lancio, il throws con la S è una dichiarazione di potenziale presenza o lancio di un'eccezione. Okay? Come dire, attenzione caduta massi. Non vuol dire che se passate di lì vi arriva un sasso in testa, però può succedere. Questa è la parte di generazione, segnalazione dell'errore. Come faccio a gestire l'eccezione? Vado nell'esempio main. Vi metto un altro metodo, okay, di esempio, così lo lasciamo separato, diciamo static, trova e stampa, string, codice fiscale, e gli passo anche un oggetto sistema vaccinale. Void. Qui dentro farò S punto, trova cittadino e gli passo codice fiscale. Cittadino C uguale a questo e system out println. Il compilatore ovviamente mi lascia fare tutto, mi dice che va bene, ma mi dice attenzione, il metodo trova cittadino può lanciare un'eccezione. Come facciamo? Il compilatore ci dice attenzione, il codice così non può funzionare, perché
se viene lanciata un'eccezione, cosa ne facciamo? La devi gestire. Quindi, a differenza del metodo che restituisce null, che io posso tranquillamente ignorare, qui il compilatore mi dice c'è un'eccezione, quindi in qualche modo la devi gestire. Per la gestione delle eccezioni ci sono due strategie principali. La prima è faccio finta di niente. La seconda è intercetto l'eccezione e la gestisco. Il faccio finta di niente è quello che sostanzialmente consiste nell'andare a propagare l'eccezione al chiamante. Vuol dire, io in questo metodo ricevo un'eccezione, ma non sono in grado, non voglio gestirla. Quindi, quello che posso fare è aggiungere qui in throws exception vaccinazione. Il throws è la stessa dichiarazione che c'era prima, ok? Che cosa cambia? Che in questo caso sto dicendo, va bene, c'è un'eccezione, io non la so gestire, non la voglio gestire, la passo al chiamante. Il chiamante, che quindi chiamerà questo metodo, si ritroverà a chiamare un metodo che può lanciare l'eccezione, quindi si ritroverà di nuovo nelle stesse condizioni. Quindi se nel mio main vado a fare un trova e stampa un codice fiscale, qui il compilatore mi dà di nuovo lo stesso problema. Guarda che c'è un metodo che può lanciare un'eccezione. Il fatto che ci sia un throws non vuol dire che l'eccezione viene generata dentro quel metodo, magari viene generata da un metodo chiamato a sua volta, però di fatto dall'esterno quel metodo mi può lanciare l'eccezione, quindi devo andare a scegliere come gestirlo. O aggiungo un throws, e quindi lo posso fare anche qui, e quindi aggiungo un throws anche al main. Cosa vuol dire? Vuol dire che se arriva un'eccezione, chiamo questo metodo, il metodo termina istantaneamente nel momento in cui viene data l'eccezione, l'eccezione viene passata sopra, viene rinviata e quindi il resto del metodo non viene eseguito, arrivo qui, l'eccezione non viene gestita, viene rinviata, il main la rinvia a chi? Alla Java Virtual Machine che ha chiamato in prima istanza il metodo. La Java Virtual Machine che cosa fa? Riceve un'eccezione e dice va bene, ragazzi, non l'avete gestita voi, terminiamo il programma. E quindi, se io qui passo un qualcosa che non c'è e lo eseguo, vedete che mi dice exception vaccinazione e poi mi stampa tutto lo stack di chiamata. Quindi l'eccezione è stata rilevata nel metodo trova cittadino, in particolare la riga 164 di questo file, che è stato chiamato da trova e stampa, in particolare la linea 31 di quest'altro file, il quale è stato chiamato da main, alla riga 25. Il main mi ha lanciato l'eccezione e io termino tutto. Voi direte, che differenza c'è tra chiamare un system.exit nel punto di partenza? La differenza è che se io un domani voglio cambiare il main, lo posso fare. Se chiamo system.exit che termina il programma, il programma termina e basta. Ok? Quindi, in generale, mi dà flessibilità.
Quindi la prima strategia ripropago verso l'altro. Altra strategia, vado a racchiudere questo codice all'interno di un blocco try e catch. Try vuol dire provo a eseguire questo codice e se viene generata un'eccezione che io ti metto qua nel catch, quindi exception vaccinazione, intercettamela ed esegui quello che ti scrivo qua sotto. System out println, codice fiscale inesistente. Per cui se eseguo il programma in questo caso, cosa succede? Semplicemente mi stampa questo messaggio, ovvero l'esecuzione arriva qui a cittadino, entra dentro, se volete lo possiamo eseguire come in debug, ho messo un breakpoint su quella linea in modo da fermarmi. Allora, sono arrivato qui, entro dentro questa chiamata, qui ho la verifica del fatto che ci sia la chiave, ovviamente la chiave non c'è e quindi lancio l'eccezione. Lanciare l'eccezione vuol dire che blocco l'esecuzione e inizio a risalire lo stack di chiamata. Se nel chiamante c'è un catch, allora eseguo quello. Se nel chiamante c'è un throws, vado su. Se c'è un catch, eseguo quello, altrimenti risalgo. Se eseguo questo, vedete che immediatamente salto al blocco catch. Nel blocco catch, vedete che, tra l'altro, ho saltato a pie pari questa istruzione di stampa. Okay, da dentro il trova cittadino sono saltato direttamente al blocco catch. Nel blocco catch mi ritrovo l'oggetto di eccezione. Come dicevo prima, nelle classi di eccezione, volendo, posso andare a mettere delle informazioni aggiuntive, quindi le posso utilizzare. O se non mi interessa cosa c'è scritto dentro la classe di eccezione, non la uso, ma faccio quello che devo fare, quindi stampo. Ad esempio, il messaggio della prova. Quindi, andando avanti, ovviamente, entro ed eseguo il codice del mio blocco catch. Quindi, se volete, è un costrutto che è vagamente strutturato, ma mi permette di saltare da un punto a un altro del programma, saltando tutto quello che c'è in mezzo. Domanda, perché è necessario mettere un throws exception nel main? Perché sostanzialmente chiama questo metodo che prima aveva un throws, quindi ogni volta che io chiamo un metodo che mi può generare un'eccezione, sono obbligato a gestirlo. E la gestione vuol dire o propago oppure intercetto col try catch.
Tra l'altro, l'aspetto utile è che io questo blocco try catch l'ho messo direttamente a chi ha chiamato trova cittadino, ma potrei metterlo tranquillamente nel main. Quindi potrei mettere qua un try e un catch. Ovviamente qui devo andare a mettere il throws. Quindi il risultato qual è? Che questo metodo intermedio trova ed estrai praticamente ignora l'eccezione, salvo andare a propagarla. E poi il chiamante, il main in questo caso, che gestisce l'eccezione. Ovviamente se metto il blocco try catch non mi serve più andare a dichiarare il throws. O uno o l'altro. In realtà volendo tutte e due, nel senso che qui dentro il blocco catch potrei fare quello che si chiama un retro di E. Ovviamente se metto un throw devo mettere il throws di dichiarazione del metodo. Allora, un attimo, ci sono un po' di domande. Prima domanda, quindi questo meccanismo sostituisce i vari if che si utilizzano ad esempio in linguaggio come il C. Sì, esattamente. L'idea è che non metto più l'if, valore di ritorno uguale all'errore, ma lancio l'eccezione e poi il metodo che chiama, o eventualmente anche il metodo più su, nello stack di chiamata, può intercettare l'eccezione. Okay? Per cui le due strategie sono o metto il try catch, oppure, come in questo caso, dichiaro throws e quindi propago. Quindi le due di solito sono in alternativa, a meno che nel blocco catch non rilanci l'eccezione, a quel punto anche quel metodo lì deve dichiarare throws. Una volta che io ho finito il blocco catch, l'esecuzione prosegue tranquillamente oltre. Ovviamente, quando ho del codice residuo all'interno del blocco try, se ho un'eccezione, questo codice residuo viene saltato e non verrà mai eseguito. Okay? Quindi eccezione, da dentro il metodo trova cittadino, salto direttamente qua, a questo blocco catch. Terminato questo, vado avanti tranquillamente. Questo vuol dire che se io dichiaro delle variabili qua dentro nel blocco try, queste variabili non saranno visibili fuori. Quindi se voglio assegnare una variabile in questo blocco try che poi venga utilizzata fuori, la devo dichiarare prima nel blocco try. È questione di semplice visibilità. L'aspetto interessante è che in questo metodo intermedio, salvo, come dicevo, questo throws, non mi preoccupo minimamente delle eccezioni. Ok? Domanda, ci sono differenze di prestazioni tra usare gli if e utilizzare i throw? Utilizzare i throw e le eccezioni in generale è più semplice. Immaginate di avere una chiamata che è annidata a 10 livelli rispetto al punto in cui io posso gestire l'errore.
Vuol dire che in tutti i livelli io devo fare un if, e se la chiamata più profonda mi ha restituito un errore, restituisco un codice d'errore e via di questo passo. Vuol dire che faccio una serie di check innumerevole. Con le eccezioni salto direttamente sopra e nei livelli intermedi semplicemente aggiungo una dichiarazione. Quindi tendenzialmente più efficiente. Non l'ho detto, ma ovviamente è possibile che un metodo lanci più eccezioni. Quindi abbiamo fatto una sola per semplicità, ma potenzialmente un metodo può lanciare più eccezioni. Magari alcune eccezioni le lancia direttamente il metodo, altre le lancia perché chiama dei metodi che a loro volta lanciano delle eccezioni e quindi semplicemente le propaga. Quindi posso lanciare tante eccezioni diverse, eventualmente di tipi diversi, che nel caso utilizzi un throws vanno elencate qui, separate da una virgola. Ovviamente se ho più eccezioni diverse, potenzialmente posso avere più blocchi catch, uno per ogni tipo di eccezione. Oppure, visto che c'è un'ereditarietà tra le classi di eccezioni, qui io potrei mettere un catch che intercetta la classe di base di più eccezioni. Quindi se io le mettessi un catch exception, andrei a intercettare tutte le eccezioni, ovvero tutte le eccezioni che derivano da exception. Attenzione quando utilizzate i catch su delle classi che non sono, diciamo, quelle più specifiche, perché ovviamente se io volessi andare a intercettare tutte le altre eccezioni che possano arrivare, potrei mettere catch exception e qui quello che voglio. Quindi se ho un'eccezione tipo vaccinazione entro qua, se altrimenti ho un'altra eccezione vado dopo. Questo perché i blocchi catch sono gestiti in sequenza. Per cui se io metto prima exception e poi exception vaccinazione, il risultato è che il primo blocco exception mi intercetta tutto e il secondo ovviamente non viene eseguito perché l'eccezione è già stata catturata da quello precedente. Quindi l'ordine con cui metto i blocchi catch deve essere dalla più specifica alla più generale. Altrimenti una intercetta prima quello che potrebbe essere intercettato dopo. Volendo, posso fare un try catch anche nel metodo di originario? Allora, sicuramente io posso qui andare a mettere un try catch ad esempio. Okay. Il fatto che qui abbia un throw oppure abbia un metodo che lancia l'eccezione sostanzialmente sono equivalenti in termini di sintassi. Ovviamente avere un throw e un catch della stessa eccezione nello stesso metodo non ha molto senso.
Da qui. È un qualcosa che, sebbene sinteticamente si possa fare, da un punto di vista pratico, non si fa mai. Tolgo tutto. Ho detto che non ha molto senso farlo qua. Ok. Allora, altra domanda. Cosa serve mettere un throw di qualcosa all'interno di un catch? Allora, torno qui nell'esempio. Ad esempio, qui potrei mettere un try e un catch di dopo, ad esempio potrei fare un systemout.println, scrivo in un log, ho messo systemout, ma potrei scrivere in un log utilizzando un logger, rilevata eccezione, okay? Non faccio nulla e vado a fare un throw dell'eccezione. Quindi rilevo l'eccezione, scrivo un log, dopodiché me ne dimentico e passo la gestione vera e propria a chi sta sopra. Quindi vuol dire che non ho risolto l'eccezione, ne ho preso nota e basta. O magari lo registro semplicemente in parte, non del tutto. E quindi l'eccezione è ancora viva e viene ancora lanciata. Cosa posso mettere dentro la classe exception vaccinazione? Allora, scritta così è vuota. La classe exception ha due costruttori, uno vuoto, che ovviamente è quello che viene utilizzato in questo caso, e un altro che riceve un parametro che è una stringa. Quindi sostanzialmente potrei avere un public che sostanzialmente non fa nulla, oppure potrei avere un public vaccinazione che riceve un messaggio che fa super del messaggio. Quindi mantengo dentro la mia eccezione un messaggio. Buona parte delle eccezioni non va molto oltre questo. Nulla mi vieta di passare anche un codice fiscale. Io vado a dire this. Codice fiscale, uguale al codice fiscale, e me lo porto dietro. Okay. Quello che solitamente si fa come soluzione minimale è questa, cioè avere sia un costruttore vuoto, nel caso in cui io non voglio specificare nessun messaggio, oppure un costruttore con un messaggio che viene passato al costruttore già predefinito di exception. Tenete presente che dentro l'exception, oltre al messaggio, c'è anche tutto lo stack di chiamata. Quello che ci viene stampato dal nostro Java Virtual Machine quando salta tutto, e che volendo noi possiamo andare a stampare lo stampo qua. Ho un e.print stack trace che mi stampa tutta la traccia. Così me lo stampa sullo standard error. Volendo lo posso stampare su, su,
su un file, su un log, eccetera. Il risultato è sostanzialmente, vedete che viene stampato tutto lo stack di chiamata, che è questo, e questo è fatto dal print stack trace. E poi mi stampa qua su il codice fiscale inesistente e riparte. Qui posso fare qualunque cosa. Quando faccio un retro, posso, se volete, aggiungere delle informazioni anche alla mia eccezione. Di solito è un qualcosa che non si fa. Le eccezioni molto spesso sono semplici così. Okay. Per cui di solito ho un messaggio, come in questo caso. Se vogliamo essere più specifici, possiamo mettere oltre al messaggio altre informazioni utili, ad esempio il codice fiscale, che è un'informazione che mantengo dentro la mia classe e che potrebbe essere poi utilizzata dopo. Quindi, mi salva il codice fiscale e chi va a gestire l'eccezione successivamente può usare queste informazioni per scopi suoi. Ovviamente per utilizzare questo dovrei fare throw new exception, codice fiscale non trovato, e in particolare il codice fiscale specifico è ripeto, è un qualcosa che di solito non si fa. Normalmente quello che si fa nelle eccezioni è avere un messaggio. Ok? Allora, il fatto che io, quando ho un'eccezione, torno all'esempio che è un po' più semplice, quando io ho un metodo che genera un'eccezione, sono, tra virgolette, obbligato a gestire l'eccezione, quindi o la intercetto oppure devo fare un throws, significa che questi metodi sono controllati dal compilatore. Si dice che queste eccezioni sono checked, quindi controllate, e obbligano chi scrive il codice a gestire l'eccezione. Domanda. Quando io faccio S punto, S potrebbe essere nullo. Quindi potenzialmente in questa riga c'è un'eccezione null pointer exception. In realtà, ovunque io abbia un punto di dereferenziazione di un riferimento, potrei avere un null pointer exception. Ma il compilatore non mi dice che devo gestire quel tipo di eccezione. Perché? Allora, la motivazione è perché sostanzialmente se dovessi andare a gestire null pointer exception più tutte le altre possibili eccezioni che vengono generate dalla Java Virtual Machine, il rischio sarebbe quello di ritrovarmi con più codice di gestione delle eccezioni che codice reale. Okay. Se null pointer exception, class cast exception,
Poi ho ovviamente out of memory exception, perché in qualunque istante, qualunque operazione potrebbe portarmi a esaurire la memoria. Potrei avere un overflow dello stack. Potrei avere un errore di una libreria dinamica. Quindi avrei una marea di possibili eccezioni da gestire. L'idea di base di chi ha progettato il linguaggio è, allora, ci sono alcune eccezioni, diciamo così, errori che possono essere generati più che altro dalla virtual machine durante l'esecuzione, durante i controlli, e quelli non posso obbligare i programmatori a gestirli, anche perché se ho un null pointer exception, che cosa volete che faccia? Non posso riscrivermi automaticamente il codice in modo che non ci sia più. Ha sbagliato il programmatore e devo riscrivere il programma. Quindi non è risolubile facilmente. Se invece ho un'eccezione, diciamo così, di tipo applicativo, cioè l'utente che ha inserito un codice fiscale e quel codice fiscale non esiste, l'applicazione me lo segnala, ma ovviamente lo posso gestire tranquillamente. Quindi l'idea è vado a gestire queste eccezioni di tipo runtime e quelle che invece sono, diciamo, di tipo applicativo. Per cui in Java è stata fatta questa gerarchia di classi che serve per l'appunto per gestire questa differenza tra eccezioni checked e unchecked. Allora, c'è una classe di base, object ovviamente, ma c'è la classe di base throwable, che è la classe di base di tutte le eccezioni. Sostanzialmente è una classe che può contenere lo stack di chiamata. Quindi quando io creo un oggetto throwable, automaticamente lui memorizza tutto lo stack di chiamata che c'è fino alla posizione in cui viene generato. Okay? Quindi questo è gestito da throwable. Ho poi la classe exception, che è quella da cui normalmente io vado a derivare, quindi faccio un extense, le classi di eccezioni applicative. Ho poi una sottoclasse di exception che si chiama runtime exception, che rappresenta sostanzialmente tutte le eccezioni che possono essere generate dalla Java Virtual Machine durante l'esecuzione. Quindi lì sotto ci troviamo null pointer exception, class cast exception, eccetera. A lato di exception c'è una classe che si chiama error. Error normalmente rappresenta errori interni della Java Virtual Machine. Quindi le runtime exception sono errori nel programma rilevati dalla Java Virtual Machine. Null pointer exception è l'esempio tipico. Gli errori sono errori interni della Java Virtual Machine. Ad esempio, out of memory exception. Quindi non è un errore del programma che è finita la memoria. È una condizione che sostanzialmente, sì, probabilmente dipende indirettamente dal fatto che il programma non è usato troppo, però è l'ambiente, la Java Virtual Machine, che si trova in una condizione di errore che non dipende in maniera semplice e diretta dal programma. E quindi quelli sono errori. Quindi queste sono le diverse caratteristiche, e le eccezioni checked sono esclusivamente quelle che estendono throwable oppure exception. Tutte le classi che estendono error o runtime exception sono unchecked, ovvero il compilatore non mi obbliga a gestirle. Attenzione, non sono obbligato a gestirle, non vuol dire che non le posso gestire. Volendo, io posso tranquillamente andare a intercettare in null pointer exception. Il problema è che poi, una volta che l'ho intercettato, cosa faccio? Beh,
Se su una libreria esterna, non so, posso mettere un messaggio, chi ha scritto quella libreria è un cretino. Però una volta che l'ho scritto, il problema resta, nel senso che non ha funzionato e quindi punto. Ci sono alcuni casi in cui effettivamente può avere senso andare a intercettare delle eccezioni che non sono checked. Il caso, forse più unico che raro, è quello di... Vi faccio una nuova classe così... Il caso più unico che raro, dicevo, è quello che riguarda la conversione di una stringa in un numero intero tramite integer.parseInt. ParseInt, lo possiamo vedere se andiamo a vedere la documentazione, genera number format exception, che è una classe che a sua volta deriva da runtime exception e quindi è unchecked. E in effetti il compilatore non ci obbliga a gestirla. Questo è un caso tipico in cui anche la strategia di restituire un valore particolare non funziona. Cioè, se devo restituire un intero e voglio segnalare che quel valore non è un intero, come faccio a farlo? Restituisco meno 1 e se la stringa contiene meno 1, come faccio a distinguere quel caso? Per cui il codice d'errore funziona in alcuni casi, in altri no. Qui qualunque intero può essere un valore valido, quindi non ho la possibilità di distinguere tra valori speciali di errore e valori validi. Quindi l'unica strategia che posso seguire in questo caso è quella di lanciare un'eccezione. In C, alcuni casi come questi vengono gestiti utilizzando una variabile globale RNO, che mi dice se c'è stato un errore nell'ultima chiamata. Perché in C non ci sono le eccezioni. E qui ho l'eccezione. È un'eccezione unchecked per scelte di progetto del linguaggio, ma l'idea è non sono obbligato a gestirla e quindi se cerco di convertire una stringa che non è un numero, il risultato è che viene lanciata un'eccezione. Di nuovo, perché quel metodo non sa come gestire il fatto che la stringa non contenga un numero. Dipende dal contesto in cui ci troviamo. Immaginiamo di avere uno static void doppio che riceve una stringa S che stampa il doppio di una stringa che viene ricevuta. A questo punto converto in una stringa, in un intero, e poi faccio system out println due per i. Ora, va tutto bene se io faccio doppio di 42. Scusate, è una stringa. Ma se io faccio doppio
di 42 e il risultato ovviamente sarà un'eccezione. Nel contesto della funzione del metodo doppio posso immaginare una strategia di gestione di questo tipo di errore. Quindi quello che posso fare è mettermi qua un bel try un catch exception e faccio un system.out.println numero, non è un numero, okay. Il fatto di dover stampare non è un numero quando faccio un parseInt lo so io che sono in questo metodo, il parseInt ovviamente non lo può sapere. Per cui l'idea è segnalo la condizione anomala, il fatto che quello non è un numero, e poi come gestirlo lo deciderà chi usa questo metodo. Quindi a questo punto se io eseguo, ovviamente mi stampa non è un numero. Quindi questo è uno dei pochissimi casi, l'unico che mi viene in mente in questo momento, in cui può avere senso andare a gestire delle eccezioni incerte. Allora, se utilizzate librerie esterne, quindi chiamate dei metodi che non avete scritto voi, che non sapete bene come si comportano, potreste anche pensare di gestire delle eccezioni incerte. Se però il vostro programma, il funzionamento del vostro programma non dipende dal funzionamento delle librerie esterne, perché se il risultato non ce l'avete, il vostro programma non può funzionare. Okay. Domanda, qui invece di number format exception, avrei potuto mettere anche exception? Beh, sicuramente, avrei anche potuto mettere trouble. In generale, è bene utilizzare il tipo di eccezione specifica. Perché? Perché se per caso mi scappa un'altra eccezione qui dentro e io la intercetto per sbaglio, il mio programma sostanzialmente non si comporta come dovrebbe. Immaginate di avere qui un qualche altro codice che mi genera un null pointer exception, se io qui invece di mettere number format exception vado a mettere semplicemente exception, intercetto anche quell'eccezione. Che non intendevo intercettare. Okay, quindi in generale la raccomandazione è utilizzate il tipo di eccezione specifica in modo che non intercettate per sbaglio qualcosa che non c'entra niente. Quindi se vado con la rete a strascico e prendo qualunque cosa, non è detto che escano fuori i pesci che cerco. Quindi molto meglio essere specifici in modo da gestire in quel modo corretto le eccezioni che invece ho voglio andare a intercettare. Ok. Allora, ovviamente in generale io non posso andare a prevedere le eccezioni a meno che non siano dichiarate, come nel caso di parseInt. Tutte le eccezioni a runtime non sono dichiarate.
Questo è un caso particolare perché segnala proprio una condizione specifica che deve essere gestita come un'eccezione e non può essere gestita come un codice specifico, come un valore di ritorno specifico. Okay. Attenzione quando utilizzate le eccezioni a come le combinate con gli altri costrutti. Allora, immaginiamo di avere un string array numeri uguale 2. Come possiamo andare a scrivere un metodo int somma che riceve un array di numeri però rappresentati come stringa? La somma, inizializzato uguale a 0, faccio return la somma e qui in mezzo andrò a fare un for string n in numeri somma più uguale a integer parse int di n. Tutto va bene se i miei numeri sono corretti, se i numeri contengono qualcosa che non quadra, cosa succede? Ho due strategie. Posso, dovendo fare delle operazioni su un array, decidere che se uno degli elementi dell'array è errato, di saltare quell'elemento e quindi fare la somma di tutto il resto. Oppure, al primo errore, sostanzialmente terminare. Prima strategia, try catch exception, posso stampare un errore se voglio. Sostanzialmente stampo l'errore, proseguo e sostanzialmente proseguo con la prossima iterazione del mio ciclo. Okay? Quindi questa è una somma, diciamo così, chiamiamola tollerante. E poi abbiamo la somma intollerante che invece di mettere il try dentro il ciclo mette il ciclo dentro il try. Qui ho fatto un ritorno meno 1, ma potrei lanciare un'eccezione, ok? Dipende da cosa voglio fare. Quindi le due alternative sono per l'appunto andare a rilevare l'errore,
sostanzialmente ignorarlo o gestirlo in qualche modo e riprendere. Oppure, fatto così, un'eccezione che viene generata qua comporta il salto direttamente nel catch, che è al di fuori del ciclo for. Quindi è una specie di break. Quindi salto fuori e non ci rientro più. E quindi, attenzione, allora, se guardate questo codice è abbastanza semplice, no? È ovvio una volta che ci ragionate. Fate attenzione che la combinazione di cicli e gestione delle eccezioni dà queste due alternative. E quindi le due strutture tipiche sono il ciclo dentro il try oppure il try dentro il ciclo, che ci danno comportamenti molto diversi. Quindi in questo caso, quando trovo un numero non valido non viene sommato, ma calcolo comunque la somma. Nel secondo caso, appena trovo un numero non valido, lo stampo e termino restituendo un valore standard. Domanda in chat, esiste una differenza tra dichiarare, quindi con un throws, delle eccezioni checked o unchecked? No, sostanzialmente utilizzo sempre il throws, e il compilatore che poi dopo, in base al tipo di eccezione che io vado a generare, obbliga o meno a gestire l'eccezione. Quindi se io qui mettessi throws null pointer exception, lo posso fare tranquillamente e ovviamente posso tranquillamente chiamare il mio metodo somma intollerante su numeri senza che il compilatore mi obblighi a gestire l'eccezione, perché è un'eccezione di tipo unchecked. Quindi quello che conta non è il fatto che la dichiari o meno, ma il fatto che l'eccezione sia sotto questa gerarchia, quindi sotto runtime exception, e che quindi sia per definizione di tipo unchecked. Ok? Ultimo dettaglio, a volte ci sono dei frammenti di codice che io voglio poter eseguire in qualunque caso. Okay. Se ci mettiamo in questo caso, sia che l'eccezione venga generata, sia che l'eccezione non sia generata. So, voglio stampare un messaggio del tipo è stato chiamato questo metodo. Poi è chiaro che può funzionare, può finire bene, nel senso che ho sommato tutti i numeri, oppure male, nel senso che ho generato, ho ritrovato un errore. Ovviamente posso utilizzare un flag qui e andare qui a scrivere il mio metodo systemout.println metodo chiamato. Terminato. E qui invece di fare un return meno 1 potrei semplicemente andare a dire somma uguale a meno 1, e quindi vado a restituire quel valore lì. Il problema è che potrei avere qui dentro altre eccezioni, non so, dei null pointer exception. Come faccio a gestire questo?
potrei andare a mettere i catch che vadano a gestire tutte le possibili condizioni. Però se io qui ho un null pointer exception, l'idea è che il null pointer exception viene propagato e sostanzialmente termina il programma, perché arriva al main, dal main viene propagato ulteriormente e la JVM termina tutto. Se io voglio in ogni caso, in caso di eccezione, in caso di non eccezione, sia dichiarata esplicitamente che non esplicitamente, eseguire qualche cosa, posso utilizzare la parola chiave finally, che sostanzialmente mi dice comunque vada, alla fine esegui questo codice. Questo è molto comodo, allora, nei casi che abbiamo visto finora ha un'utilità limitata, ma immaginate di avere, aperto un file su cui ci state scrivendo e volete essere sicuri di aver scritto tutto sul file prima di chiuderlo, a causa di un'eccezione o di qualche altro errore. Ecco, quello lo potete mettere nel final e garantisce che quel codice venga eseguito comunque, sia che il try sia andato a buon fine, sia che abbia fatto un catch di un'eccezione, sia che sia stata generata un'eccezione di cui non ho fatto il catch. Quindi, comunque vada, quello viene eseguito prima di andare oltre. E ovviamente evidente devo fare un po' di attenzione a cosa metto, perché potrebbe scattare e farmi generare un'altra eccezione, cosa che di solito vorrei evitare. Direi che con questo abbiamo concluso la nostra panoramica sulle eccezioni. Velocissimo riepilogo. Quando ho la necessità di segnalare una condizione anomala tramite un'eccezione, uso la parola chiave throw, seguita da un oggetto di tipo eccezione. Quindi deriva direttamente o indirettamente da throwable. Normalmente, se andiamo a dichiarare noi un'eccezione per le nostre applicazioni, andiamo a estendere exception. Quando ho un'eccezione, normalmente il metodo che la dichiara specifica anche che può generare l'eccezione, in modo che chi la usa, e qui andiamo all'utilizzatore, l'utilizzatore che cosa fa? Deve gestire l'eccezione, e la gestione dell'eccezione può avvenire in due modi. Uno, propagandola, e quindi dichiarando un altro throws, oppure mettendo tutto dentro un blocco try catch che intercetta questa eccezione. Questo blocco ha il grosso vantaggio di poter essere molto lontano, sia in termini di stack di chiamata che di codice, dal punto in cui è stato generato, e quindi ci semplifica enormemente la gestione delle eccezioni. Tutto quello che sta in mezzo non deve fare nulla se non andare semplicemente a propagare l'eccezione. Per il resto scrive codice normale senza essere influenzato minimamente dalle eccezioni. In generale, le eccezioni sono il modo standard di gestire le condizioni anomale in Java. L'abbiamo visto anche in un certo numero di casi, anche per gestire condizioni di errore rilevate dalla Java Virtual Machine. Direi che con questo per oggi possiamo considerarla chiusa la lezione. Noi ci rivediamo a distanza lunedì prossimo. Buona giornata a tutti.